Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo, io Kai. Ho sempre un gran da far. Guardo per imparare ciò che sta intorno a me, Kai. Guardo colori, insetti volare. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Pian piano crescerò, fretta io non ne ho. Gioco imparando io, Caiu. Sono io. Una volta per uno. Caiu, non correre. Non ci aspettano prima delle 3, quindi abbiamo ancora tutto il tempo. Ma Caiu non vedeva l'ora di arrivare al parco per giocare con tutti i suoi amici. Cosa? Questo cartello dice che il parco è chiuso oggi. Perché, mamma? Stanno mettendo il fertilizzante sui prati per far crescere meglio l'erba. Ciao, Clementina! Oggi non possiamo giocare nel parco perché è chiuso. Oh, no! La delusione era generale. Ma voleva giocare a qualunque costo con i suoi amici. Mamma, possiamo far venire tutti a giocare a casa nostra? Per favore, per favore, per favore! Beh, il nostro giardino forse non è molto grande, ma certo, falli venire pure tutti. Evviva! Facciamo chi arriva prima! Costruiamo un bel castello di sabbia. Caiu ci teneva molto ad utilizzare il suo secchiello preferito. Ma sapeva che quando si invitano gli amici bisogna dividere i giocattoli. Ma qui ci sono soltanto 2 palette. Beh, possiamo fare dei turni. Stai attento, Jeff! Ma io così non mi diverto! In effetti, l'amichetto di Caiu non sembrava divertirsi granché. Ma Caiu voleva assolutamente finire il castello. Io vado a giocare all'altalena. Per favore, posso salirci io adesso? No, noi non abbiamo voluto costruire il castello di sabbia. Sentite, dobbiamo fare anche qui dei turni. Ma non è giusto. Avevamo appena cominciato a giocarci. Senti, mamma, io voglio che vadano tutti a casa adesso. Ma che cosa succede? Non vi state divertendo? Non voglio fare i turni sull'altalena. Allora perché non proponi qualcosa a cui possiate giocare tutti quanti insieme? Caiu conosceva un gioco che certo sarebbe piaciuto a tutti. Sentite, ragazzi, vogliamo giocare a rincorrerci? Sì, bello, certo! Una patata, 2 patate, 3 patate, 4... 5 patate, 6 patate, 7 patate, fuori! Oh. Caiu era così felice del fatto che i suoi amici si stessero divertendo tanto. Non mi prendi, non mi prendi! Sentite, ragazzi, adesso che cosa ne direste di uno spuntino? Quando avrete finito, sarà ora di tornare a casa. No! Mamma, noi vogliamo giocare un altro pochino! Domani il parco sarà aperto e potrete incontrarvi tutti lì. Evviva! Lezioni di pattinaggio. Brum, brum! Brum, brum! Ciao Caiu, a che cosa stai giocando? Sto volando sull'aereo che mi ha fatto oggi mio padre, non lo vedi? Perché hai i pattini da ghiaccio? La tua mamma mi accompagna alla lezione di pattinaggio. Ma non si può pattinare d'estate! Tesoro, vuoi fare una passeggiata con noi? Certo! Aspetta Caiu, mettiti questo giubbottino perché fa freddo lì dentro. La mamma aveva ragione. Anche se era piena estate, faceva un gran freddo dentro quello strano palazzo. Oh!
Mamma, è come se fosse ancora inverno qui dentro. Allora ci vediamo sulla pista. Che cosa ci fanno con i pattini da ghiaccio in questo posto, mamma? Vedi, Caillou, dentro questo palazzetto si può pattinare su ghiaccio per tutto l'anno. Ma il ghiaccio non si scioglie d'estate. No, questa è una specie di frigorifero gigante. Vieni, ti faccio vedere. Il nostro amico era meravigliato. Conosceva solo il ghiaccio dei laghetti in inverno. Caillou, perché non vieni a pattinare con me quando avrò finito la lezione? Ma io ci ho provato soltanto una volta prima d'ora. Qui ci sono dei bravissimi istruttori e potranno insegnarti in pochissimo tempo. Guarda me! Che forza! Ci vediamo più tardi, d'accordo? Mamma, io potrei imparare come Sara se prendessi delle lezioni di pattinaggio. Ma certo! Ti piacerebbe se ti iscrivessi ad un corso? Sì, per favore, per favore! Qualche giorno dopo, prese la sua prima lezione di pattinaggio. Ciao, tu devi essere Caillou. Io mi chiamo George e sarò il tuo istruttore, contento? Ciao, George! Comunque guarda che io so già come si pattina. Meglio così, allora ci divertiremo moltissimo. Ma tu non dimenticare il caschetto. Va bene. Sentiamo, chi vuole imparare a pattinare? Io! Allora venite tutti con me. Vieni anche tu, mamma. No, io non ho i pattini, ma resterò qui a guardarti, sta tranquillo. Sapete, imparare a pattinare è un po' come imparare a camminare e quindi qualche volta... Sei caduto per terra! Sì, può succedere, ma non è certo un problema perché poi mi rialzo subito. Coraggio, adesso mettetevi sulle ginocchia come faccio io. Ora poggiate un piede a terra, spingete e poi alzate anche l'altro piede. È facile, avete visto? Ah, magnifico, avete già imparato. La prossima fase è ancora più facile. Dovrete camminare tra questi coni e ritornare sul tappeto. Bene, che cosa ne dici di iniziare tu, Caillou? Ma io ho imparato a pattinare con la mamma. Qui non ti servirà, vedrai. Adesso cammina verso di me. Non preoccuparti, ora rialzati come ti ho fatto vedere io. Ottimo lavoro, Caillou. E adesso provateci anche voi. Potete tornare sul tappeto. E anche tu, Caillou. Cominciava a scoraggiarsi. Pattinare sul ghiaccio era più difficile di quanto avesse immaginato. Non preoccuparti, è normale che si cada all'inizio, ma adesso riproviamoci, d'accordo? Allora, ti è piaciuta la tua prima lezione, Caillou? Mi si sono bagnati i pantaloni per quante volte sono caduto. Certo, ma considera che è quello che è successo a tutti noi. E comunque tutto questo ti dà anche diritto a mettere il tuo primo adesivo sul tuo caschetto. Allora ci vediamo domani, mi raccomando. Mamma, perché io non sono bravo come Sara? Oh, ma ci vuole tempo, tesoro. Sono sicura che Sara abbia preso molte lezioni per arrivare al suo livello. Io non voglio tornare qui anche domani pomeriggio. Non farti scoraggiare. Questa è stata solo la tua prima lezione. Domani andrà molto meglio, vedrai. Che forza! Guarda quel bel camioncino, mamma! Sta andando sul ghiaccio! Sta facendo la manutenzione, tesoro. Vedi tutta l'acqua che lascia dietro? Servirà a creare un nuovo strato di ghiaccio. Che cosa è successo al tuo aereo, Caillou? Non è più un aereo, mamma. È il camioncino per fare il ghiaccio nuovo. Guarda là dietro. Bip, bip. Adesso farai meglio a parcheggiare o faremo tardi per la tua lezione. Ma devo proprio venire. Ascolta, io direi di fare un altro tentativo. E se non ti piacerà, potrai anche smettere, d'accordo? E poi ci sarà sempre quel bel camioncino. Il camioncino! Evviva! Ciao, Caillou.
mi fa piacere che tu sia tornato. Abbiamo una ragazza nuova. Che ne diresti di insegnarle i primi passi? Ah, non preoccuparti, anche io cadevo di continuo per terra, ma l'importante è imparare a rialzarsi. Sei pronta? Tu potresti diventare veramente un ottimo istruttore, lo sai? Andiamo, oggi faremo dei nuovi esercizi. Evviva! Questo è tutto per oggi, ma sappiate che siete stati davvero tutti bravissimi. Allora ci vediamo domani. Ciao, a domani! Caillou si era divertito in quella seconda lezione e non avrebbe più voluto andarsene. Dobbiamo proprio andare via, mammina. Certo, ma ritorneremo domani, tesoro. E poi qui c'è qualcuno che vorrei farti conoscere. Caillou, questo giovanotto è Harry. È lui che guida il camioncino. Ciao, Caillou. Senti, che ne diresti di venire a fare un giretto sulla pista con me? Ma dici sul serio? Per Caillou fare un giro su quel camioncino si rivelò divertente quasi quanto imparare a pattinare. E a quel punto c'era un'ultima cosa che avrebbe voluto fare. Caillou fa il cameriere. Guarda, mammina, ho fatto il ritratto di Julie. Oh, ma è bellissimo, Caillou. Caillou era felice perché quel giorno Julie sarebbe venuta a fare la babysitter. Dove andate tu e papà stasera? Papà mi porterà a mangiare al ristorante. Posso venire anch'io? No, stavolta no, tesoro. Ciao, Caillou. Ciao, Julie. Guarda, questo è un disegno per te. Grazie, è veramente bellissimo, lo sai? La cena è pronta nel forno. Noi comunque dovremmo tornare per le 10:30. Voglio venire anch'io. A me piace mangiare al ristorante. Vedrai che sarà divertente mangiare qui con Julie. E poi mamma ti ha preparato la tua cena preferita, gli spaghetti. No, io non ci credo proprio che mi divertirò. Ciao, Rosie. Ciao, Caillou. Ciao. Ciao, Caillou. Allora, vuoi aiutarmi a preparare la tavola? Va bene. Ma io avrei preferito mangiare al ristorante. Vuoi giocare? Brum brum. Ho avuto una grande idea, Caillou. Perché non ci facciamo il nostro ristorante qui in casa? D'accordo. Anche Rosie. Caillou si stava divertendo moltissimo. Aveva già il menù illustrato ed era vestito come un cameriere di ristorante. Io mi domando perché ci mette tanto questo cameriere. Anche Rosie. Sto arrivando. Sembra tutto molto appetitoso, ma questo non riesco proprio a resistere. Quel piatto costa $4, grazie. Yummy! No, Rosie, a te non piacciono i fagioli. E poi stasera abbiamo soltanto gli spaghetti. $4, grazie, grazie. No! Oh, d'accordo, allora uno solo. Adesso posso fare io il cameriere. Ma certo! Allora, che cosa preferisce, signore? Mi porti pure un piatto di spaghetti, grazie. Vada per gli spaghetti, allora. Sono soltanto $4, signore. Ma io non ho soldi, Julie. Se non può pagare il conto, allora mi dispiace, dovrà lavare i piatti. Ma per questa volta faremo un'eccezione. No, no, Julie, io voglio lavare i piatti. Tutto questo lavoro gli aveva fatto venire una gran fame. Sono felice di non essere andato al ristorante con mamma e papà. È stato molto più divertente mangiare qui. Il gioco a premi. Caillou stava cercando dappertutto uno dei suoi giocattoli preferiti. Mamma! Mamma, io non riesco.
riesco più a trovare il mio trattore! Mi dispiace, ma io non l'ho visto in giro. Forse se mettessi in ordine la tua stanza riusciresti a trovare quello che stai cercando. Vedrai, salterà fuori una volta che avrai rimesso tutto in ordine. Oh, d'accordo. Il mio aereo! Mamma! Mammina! Guarda, era sotto una delle mie magliette! Perché non usi il tuo trattore per raccogliere tutto quello che c'è per terra nella tua stanza? Così almeno non rischierai di fare pasticci. Sì, adesso vado. Ho un'idea che potrebbe far diventare divertente anche rimettere in ordine. Sul serio? Per prima cosa dobbiamo fare un cartellone e poi delle figurine. Posso colorarle io? Sicuro. Vado a prendere i miei pastelli. Ogni volta che rimetterete in ordine qualcosa, incollerete qui una figurina. Guarda questa che bella! Bella! Caillou era felice di aver aiutato la mamma a fare quelle belle figurine e non vedeva l'ora di poter incollare la prima sul cartellone. Io ho finito! Mamma, guarda! Oh oh! Ci penso io, mamma! No, Rosie! Ottimo lavoro, a questo punto hai guadagnato la tua prima figurina. Allora prendo questa qui. Adesso vediamo un po'. Coraggio, è ora di lavarsi bene i denti. Va bene così? Sei un vero campione, hai guadagnato un'altra figurina. Guarda, la prossima che prenderò sarà questa, mamma. È la più grande di tutte. Ci vorrà qualcosa di speciale per meritarsi quella. A te viene in mente niente? No, mi dispiace, ma non mi viene in mente niente. Vediamo. Raccogliere i vestiti per terra potrebbe già essere un'idea. Tu conosci un posto dove ce ne sono tanti? La mia stanza! Grazie, Rosie. Guarda, mamma, ho rimesso in ordine la mia cameretta tutto da solo. Anche Rosie. Bravo, questo merita un premio speciale. A me piace aiutare la mamma. Che cosa mi metto? Guarda, mamma, io sto facendo girare la testa al latte. Molto bene, ciao. Era la nonna che ci ha invitato per questa sera per festeggiare il loro anniversario di matrimonio. Una festa! Ci saranno la torta e i regali! Dai, andiamoci subito, papà! Ma scherzi, c'è tutta la giornata davanti a noi. E poi tu non sei ancora vestito. Mamma, adesso mi puoi aiutare a vestirmi? Tesoro, sei grande abbastanza per cominciare a vestirti da solo. Sul serio? È semplice, scegli un paio di mutandine, i calzini, una maglietta e un paio di pantaloni. Caillou decise di scegliere la maglia con le scimmiette, ma gli piaceva anche quella rossa che gli aveva regalato la nonna. Il nostro piccolo amico si divertì talmente a scegliere i vestiti che dimenticò completamente di vestirsi. Caillou, sei pronto per andare a giocare fuori? No, ecco, io sono quasi pronto. Papà, oggi sono riuscito a vestirmi da solo. Guardami, guardami. Sì, lo vedo. Aspetta un minuto. Due magliette. Ottima scelta, ma non credi che fuori faccia un po' troppo freddo per uscire in pantaloncini corti? Io potrei anche sbagliarmi, ma perché non andiamo un po' a controllare? No, fa caldo. Io... Senti, potresti mettermi qualche altra cosa? Ma sì, certo. Ehi, ma c'è stato un terremoto qui dentro? Dove? Ecco, mettiti dei pantaloni lunghi e un maglioncino, d'accordo? Con questi starai più caldo. Io torno tra 5 minuti. Va bene.
Ma che cosa? Dove sei, Caillou? Eccomi qui! Ottimo lavoro! Ma ho proprio paura che tu ti sia messo quei pantaloni al contrario. Ma è così che mi piacciono! D'accordo. Ma adesso li mettiamo tutto a posto, va bene? Più tardi quel giorno arrivò il momento di mettersi dei vestiti un pochino più eleganti. Che ne dici di questo completo? Ti piace, tesoro? Gli piaceva quel completino, ma voleva continuare a scegliere da solo cosa indossare. No, io voglio mettermi questo. D'accordo. Ciao, Caillou. Sei davvero molto elegante, lo sai? Ho saputo che oggi ti sei vestito da solo. Bravo. Notò subito che il nonno e il papà erano molto belli con i loro vestiti della festa. E di colpo ebbe dei dubbi sulle sue scelte. Senti, papà, posso cambiare di nuovo i vestiti? Certo, vedi, questo è uno dei tanti vantaggi di sapersi vestire da solo. Nonno, per favore, mi insegneresti a fare il nodo della cravatta?